Buonasera, sono sempre io, eccomi qua, la spalla. Io sono stato il fidanzato della rivista. Ah, un'innamorata meravigliosa, che purtroppo a un certo momento mi ha abbandonata. Però mi piace ricordare tutto quello che succedeva dietro le quinte del palcoscenico, sì, per esempio la battaglia per il camerino numero uno. Oh, lotta senza quartiere, tanto che si dovettero abolire i numeri ed istituire le sigle. Non so, per esempio, Elena Giusti, E, G, Sandra Mondaini, S, M, Lauretta Masiero, L, M. Solo per Walter Chiari dovemmo ritornare ai numeri. Già, perché, sapete, Walter Chiari ha la sigla WC e con un WC sulla porta del camerino c'era una fila che non finiva mai. Sola, senza mani. Ma è possibile che io sia qui per dire qualche cosa di serio e arriva lui qui a fare il tormentone? A proposito di tormentone, il tormentone in rivista era una scena che si ripeteva sovente, proprio a tormentone. Sì, una scena che aveva scadenze fisse, definitiva come le tasse, che sono proprio un tormentone, il tormentone delle tasse. Però le tasse, questo tormentone ce le procura a tutti. Tieni. Grazie. Tieni. Grazie, cos'era? Un cachet per mal di testa. Ma io non ho mal di testa. No, ma adesso ti viene. Dopo il tormentone delle tasse ti viene di sicuro. Calma. Si è messo in testa di farmi perdere il filo del discorso. Dunque stavo dicendo... Ah, ecco, una cosa importante nella rivista era la soubrette, che nel teatro boulevardier francese era la servetta delle pochades. Poi in rivista è diventata, questa servetta è diventata la soubrette, quindi la prima donna che è un po', in definitiva, è quello che è adesso nelle nostre famiglie, che la prima donna è la cameriera. Scusatemi, ma io non so più, ci si è messo proprio di buzzo buono proprio a non farmi parlare. Dunque stavo parlando della soubrette. La soubrette era un tipo tenue, delicato come il profumo di una rosa, soave come, diciamo, una canzone d'amore. La soubrette, sì, la soubrette che la sera dopo lo spettacolo al ristorante si faceva certi piatti di pasta e fagioli con le cotiche che erano la fine del mondo. Giulio? Giulio? Sì. Ciao, è per te? Sì, guarda, non ho tempo, rispondi tu. Sì? Sì. Pronto?
Sì? Sì? Sì, sì? Sì. Ma sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì. Cosa ha detto? Ha detto no.